non so, quindi se non ci sono altri... Altre provocazioni? Altri, sì. Domande, questi ce ne menano tra un po', eh. Lui è l'osso, uno degli ossi duri. Innanzitutto volevo ringraziare la poetessa per queste circa 6 ore che ci ha dedicato durante questi incontri. Diciamo che, potendo anche parlare da portavoce del resto della mia classe, che non tutti sono qui oggi, non per motivi strani, può anche sembrare qualcosa di negativo. Anzitutto il ragionamento che ci ha portato non è stato tanto sul riflettere particolarmente sui testi, ma il riflettere in particolare su cosa la poesia può portare di buono alla nostra condizione umana, quanto può migliorare, se influisce, se può aiutarci magari a raggiungere un livello superiore di conoscenze, di abilità, oppure invece è soltanto un mondo immaginario nel quale adoriamo rifugiarci, magari per dimenticarci dei problemi. Quindi, diciamo, è questa la domanda che volevo porre. Sembra difficile, però. Allora, sì, ma no, brevissimo, perché migliorare, ovviamente, no, non lo so, non credo. Siamo tutti in viaggio, in questo senso, tutti... in verifica continua se la poesia migliora, peggiora, non è questo. Credo che tu facessi riferimento a un testo, ma ovviamente di cui non possiamo parlare perché gli altri ragazzi non lo hanno letto. Credo che tu facessi riferimento a questo testo su Pechino. Abbiamo letto una poesia che immagina una Pechino come città più gialla di felicità, no? E più o meno presso poco inizia con: se Pechino fosse la più felice città, se voi ci amate, la testa d'un bambino sarebbe il vero mondo dell'arancia. Continua e poi chiude dicendo: se tu ci dessi una mano nel tuo stesso interesse, rinunziando alla scala su cui ti innalzi per vederti impaurito da rumori estranei alla velocità degli anni tuoi, sarebbe Parigi il pomeriggio più bello dopo che hai dormito e tutta l'aria finisce in un colore tornito, in uno sciame di globuli realizzatori. Quindi avevamo immaginato questa città che, messa in confronto con altre città cupe, elettriche, contemporanee, come città come Stoccolma, so, che era una sperimentale abusiva, patria sotterranea, dove si sperimentano possibilità di trasformazione per l'uomo che non sono... che sono ambigue, sono manipolate, ecco, città che manipolano situazioni che noi manipoliamo tutti i giorni, parole, pensieri che noi manipoliamo e che impediscono sempre una scena ulteriore, no? La nascita di una possibilità ulteriore, di una città ulteriore, di un mondo ulteriore. Quindi tu facevi riferimento a questo, ma non abbiamo purtroppo tempo, lasciamo sospesa questa città, immaginiamo soltanto come la nascita di una città, di una Pechino, città gialla di felicità, e magari poi sul sito, non so se c'è la possibilità di lasciare dei testi su cui magari potremo intervenire tutti, magari continuare questo discorso in un altro modo, in un'altra sede. Grazie a tutti. Lascio la parola a Elio. Non lei? Vai. Io? Well, sentiamo, porto qui per vederli tutti. Io sono stato a Lucrezio Caro per 3 volte, partendo dall'opposto di Roma e in giornate anche terribili come l'ultima, il 31 gennaio, che era una giornata di pioggia per cui ci sono arrivato quasi a nuoto. Ora, in un liceo che porta il nome di un poeta che io credo il più grande di tutti i poeti, o almeno lasciamo i superlativi, un poeta grandissimo, che io ho molto amato e che continuo ad amare, perché credo che i poeti latini significhino qualcosa di straordinario per la storia della poesia. Aver portato nella poesia non solo la nettezza della parola, la bellezza del verso, ma anche una grande sostanza. E poi i latini, i poeti romani, quasi nessuno era nato a Roma comunque, venivano anche da altre nazioni. Ma quindi c'era un problema di immigrati da onorare allora. Ebbene, Lucrezio parla del mondo. I poeti latini e romani non solo amavano la vita, ma accettavano anche la morte. Quindi
la temevano, ma non tanto da eliminarla come nel Novecento nostrano, soprattutto il Novecento della poesia, della letteratura, che va verso la negazione, verso il nulla e non ricostruisce la vita. Ho trovato nel Lucrezio Caro, fra i tantissimi licei che negli ultimi 20 anni, 30 anni ho visitato, fra i licei ma anche altre scuole, uno straordinario entusiasmo, direi un cambiamento. E lo vado dicendo anche a quelli che dovrebbero fare qualcosa per questo paese, anche nelle amministrazioni, nella pubblica istruzione. Cioè, sono generazioni, le vostre, cambiate rispetto al passato, con una curiosità nuova verso la cultura, con una crisi interiore che porta anche un avvicinamento a quelli che sono i beni essenziali, fra questi la poesia. Abbiamo parlato con questi ragazzi della poesia, avevano cercato cose mie su internet, ma soprattutto sono venute fuori le loro domande, il loro bisogno di essere nel mondo e di capirlo, e di tenerne conto delle difficoltà. Quasi tutte queste prime domande venivano dal fatto, in un tempo come questo, che facciamo, dove andiamo? Le domande essenziali della poesia. Io non credo che la poesia sia un bel intrattenimento in un altro mondo. Ci porta in un altrove, nel senso che è l'altrove della nostra mente. Recentemente, in un documentario alla televisione, uno dei pochi canali contro tutti i canili che ci sono, che è 5, il Rai 5, c'era un documentario su una grande danzatrice cubana, Alicia Ronzo, che ha creato un grande balletto famoso in tutto il mondo. Questa danzatrice che io avevo visto all'Olimpico negli anni 80, a 30 anni ha perduto la vista quasi totalmente, è andata perdendola sempre di più, quasi totalmente, ma lei ha danzato fino a 70 anni, con una perfezione, sapete che cosa significa danzare, non da solista, ma in un corpo di ballo, muoversi in un corpo di ballo da ciechi. Ebbene, lo spiegava lei e lo spiegava uno studioso di balletto che molto intelligente, aveva creato una stanza nella sua mente, uno spazio nella mente, e in quello danzava con una grandissima perfezione. Io credo che la poesia, ma non solo la poesia, e che debba aiutare in questo tutti voi, creare una propria stanza nella mente, no? Una stanza nella mente che nessuno può toglierci, nessuno può disturbare, nella quale accumuliamo le parole e i sentimenti, e la poesia può aiutarci a fare questo. Può aiutarci perché, quando è poesia, è netta, pulita, esatta, onesta, no? Un grande poeta del Novecento italiano, Sabba, che consiglierei di leggere a chi non lo conosce, che ha un italiano in certi casi ancora ottocentesco, ma che è il poeta molto più grande di tanti altri, che ha speso tutto di se stesso nella poesia, cioè racconta tutto di sé, dalla sua città, ai suoi familiari, alla vita, ma con crudeltà, con serena disperazione, come aveva detto lui. Ebbene, lui credeva nella poesia onesta. La poesia onesta nel senso profondo. Cioè, io non posso mentire con la poesia. Quasi sempre, chi come me da decenni si occupa di poesia anche altrui, perché spesso i poeti si occupano solo della loro poesia, sa quanto sia difficile trovare la poesia onesta e quanto sia invece facile trovare la statura della persona, maschio o femmina, che siano nella poesia. Ma direi in tutti noi, nella scrittura noi troviamo immediatamente la statura della persona. Se una persona misera, meschina, impaurita del mondo, incapace di dare agli altri qualcosa, di attenzione, lo troviamo immediatamente nella scrittura, perché nella scrittura ci tradiamo, nella scrittura concentriamo quello che sentiamo. Ma ad ogni modo, io non sono qui per continuare a fare i miei discorsi, ne ho fatti tanti perché le mie risposte erano chilometriche, ma per ascoltare le... Ancora, se c'è una domanda, ma soprattutto io avevo detto, visto che c'è pochissimo tempo e bisognerebbe darne tanto di più alle scuole, perché è da quelle che parte non solo la poesia futura, ma il nostro mondo. Se la poesia serve a qualcosa, serve a farci crescere dentro. Per me la poesia è educazione ai sentimenti. Ancora questo rimane, educazione ai sentimenti, nel senso che dopo che ho letto, ma anche la letteratura in sé, dopo che ho letto, non so, le descrizioni che fa Proust nella ricerca dei campanili o dei cespugli, io dopo quei cespugli e quei campanili non li posso vedere allo stesso modo. Mi ha aperto delle porte, mi ha mostrato qualcosa che io prima non sapevo ma che avevo dentro. Ha dato parole a qualcosa che io non...
non so ancora pronunciare. Questo può fare la poesia, questo può fare la letteratura. E la poesia più del romanzo, più della prosa, perché risparmia parole, taglia, taglia, taglia per arrivare al necessario. È questo. E il pericolo della poesia, quando va al di là di questo, significa che non rimane nella memoria. Molta poesia del nostro Novecento non rimarrà assolutamente nella memoria, perché ancora è necessario sentire la musica. Sentivo giorni fa in una grande manifestazione siriana e in un'altra terribile in Ucraina, e la folla, la cosiddetta plebe, che urlava per una nuova libertà e urlava delle frasi ritmate, perché soltanto quelle potevano toccare, soltanto quelle si portano a portare dentro. Che ha detto prima Magrelli nel piccolo documentario, la poesia è anche preghiera, certo che sì, preghiera nel senso di necessità, di parole necessarie, sono quelle e basta. Non è un caso che le Ave Marie, i Paternosti, eccetera, eccetera, sono ritmati, perché si affidano alla nostra memoria, la poesia si affida alla memoria. Questo non si può dimenticarlo. Ci sono dei poeti nuovissimi, notevoli anche, che continuano a dire questo, anche molto giovani, insomma poeti già riconosciuti, applauditi da mezzo mondo, che riconoscono che invece bisogna tornare a questo, o bisogna puntare su questo. Necessità di poesia, essenzialità di parole e musica interiore, con rima o senza, in metro tradizionale o senza, è così. Questo io credo, e siccome mi batto per questo da tanti anni, continuo a battermi fino a che esisto. Prego. Caro poeta, la vogliamo ringraziare per il tempo che ha accettato di condividere con noi durante gli incontri molto interessanti e costruttivi per noi ragazzi. La dimensione poetica non è sempre apprezzata nel modo più giusto, eppure l'atmosfera suggestiva durante gli scambi di opinioni e idee ha coinvolto tutti. Il percorso è ben riuscito proprio perché c'è stata un'importante evoluzione dibattito dopo dibattito. Le domande da parte nostra sono diventate sempre più spontanee e profonde. Così, oltre a parlare di poetica, si è parlato di poeti, della loro personalità, di come ognuno abbia influenzato l'altro, involontariamente e inconsapevolmente. Abbiamo domandato quanto un poeta, come uno scrittore, possa essere influenzato dalla tradizione e quanto possa attingere ad esempi del passato. E lei ci ha chiarito come il bagaglio culturale sia portato dietro da ogni autore, arricchendosi sempre di più. Quindi ha sottolineato l'importanza della memoria e il ruolo fondamentale che ha l'imparare a memoria le poesie, per poter ricordare anche a distanza di anni. Grazie agli incontri abbiamo inoltre compreso l'importanza dell'integrità della poesia, del messaggio che il poeta trasmette, delle emozioni che hanno trascinato le sue dita. Di conseguenza abbiamo compreso quanto la parafrasi svilisca i versi, renda arido il lavoro che con fatica ha costruito un'espressione di sentimenti, una poesia. Non si può parafrasare Leopardi, non sarebbe più l'infinito. Abbiamo compreso come la poesia non sia mossa solo da sentimenti, ma impostata anche su regole strutturali e schemi compositivi. Non si tratta di libertà assoluta né di rigore severo, ma creare una poesia significa creare un equilibrio tra una forma che guida e un'emozione che stimola. Siamo giunti a discutere di temi difficili e inafferrabili come la felicità, prendendo come esempio per eccellenza Montale con il suo Felicità raggiunta. È stato importante per noi conoscere così da vicino un poeta e discorrere con lei, anche per capire come non sia possibile, sebbene difficile, dedicarsi alla letteratura in tempi di crisi così delicati. Per comprendere poi che essere poeta, essere scrittore, non significa esclusivamente appartenere al passato. E forse non ci rendiamo conto di quanto scrivere possa essere l'attività più moderna e contemporanea che mai. E per questo, ancora una volta, vogliamo dirle grazie.